Questa è la carrucola mobile che abbiamo visto prima nel filmato. Questo è il filo agganciato al sostegno. La forza resistente è il peso della carrucola più il peso dei pesetti. La forza motrice esercitata verso l'alto e sganciando questo dinamometro lo si può alzare e abbassare. Se si abbassa, la carrucola scende ruotando intorno a questo punto che è il fulcro, cioè il centro istantaneo di rotazione della carrucola. Se invece il dinamometro di destra lo alziamo, allora la carrucola, sempre ruotando intorno a questo punto, ruota in senso antiorario e contemporaneamente trasla in alto. Notiamo che nel caso della carrucola mobile il sostegno qui è rovesciato, quindi va verso il basso, rispetto al caso della carrucola fissa, dove il sostegno era rivolto in alto perché serviva per agganciare la carrucola al sostegno. Ora ricordiamo che i pesetti pesano 1 N, la carrucola 0,1 N, quindi la forza resistente è 1,1 N. E, per quello che abbiamo detto prima, la forza motrice deve essere la metà, perché agisce con un braccio doppio, il diametro. Quindi dovrebbe essere, e sarà, 0,55 N, come infatti si vede dall'ingrandimento. Si conferma quindi il guadagno pari a 2, cioè con una forza motrice data si può equilibrare una forza resistente doppia. 0,55 N riescono a sostenere 1,1 N. In quest'altra fotografia abbiamo aggiunto un dinamometro qui a sinistra, dove c'era il filo fisso, per poter misurare la forza vincolare, che in precedenza invece non era misurabile perché non c'era il dinamometro. Come spiegato prima, questa forza vincolare è uguale alla forza motrice e l'ingrandimento ce lo conferma, 0,55 N entrambe. Come del resto è anche logico, vista la simmetria di questa configurazione, in cui forza motrice e forza vincolare potrebbero essere anche scambiate di ruolo. L'unica cosa che le distingue è che la forza motrice può essere alzata e abbassata, mentre invece la forza vincolare è fissata al sostegno.